liceo ho intenzione di aprire la lingua coreana. Io parlo del mio meglio. Fornire supporto possibile in modo che la lingua coreana forse possa sviluppare, favorevolmente. Grazie studente. Io prego, spero che studente interessa più alla Corea. Io sono molto lieto visitare Falcone liceo oggi. La cultura è molto importante e la lingua è molto importante mezzo per comprendere diverse culture, paesi, anche migliorare creatività. Io molto lieto di sentire di Falcone liceo interessante alla cultura coreana. Quindi io farò del mio meglio di promuovere la lingua coreana corso a Falcone liceo in futuro. Ci sono tante aziende coreane a Milano. Io penso che se la studente parla bene coreano, aspettiamo, ci sono tante maggiori opportunità per cercare lavoro legame Corea a gente in futuro. Bergamo è molto importante città perché ci sono tanti patrimoni culturali e tanti aziende industriali. Quindi Corea è molto interessante con promuovere l'amicizia, cooperazione tra Corea e Bergamo. Sì, oggi per noi innanzitutto è un grande onore e poi un grande orgoglio avere il console qui a Falcone. La progettualità ovviamente è tutta da costruire, però come tutti sanno il Falcone ha un'ampia offerta formativa anche legata alle lingue orientali, quindi abbiamo l'arabo, cinese, giapponese, russo, e quindi ci sembra giusto insomma raccogliere questa opportunità di incontro e di ovviamente costruzione poi di nuovi progetti. Questi progetti ovviamente fanno lustro alla scuola e ai docenti anche che operano nella scuola, ma soprattutto è una richiesta forte che viene anche dal territorio e dalla realtà economica. I rapporti che si stanno creando appunto fra il nostro Stato, fra il nostro Paese e la Repubblica di Corea, come tutti sanno, a livello industriale. Quali sono i progetti? Un po' non vogliamo svelarli e un po' effettivamente è tutta una costruzione di rapporti che stiamo instaurando con il console appunto che risiede a Milano, e quindi davvero l'incontro di oggi crediamo fortemente che sia propedeutico di azioni e di iniziative che poi sicuramente daranno lustro al Falcone sicuramente, ma anche alla città di Bergamo e alla scuola lombarda.